Abbiamo visto che la definizione di induttore è quella di un componente elettrico in grado di stabilire un campo magnetico noto nello spazio. L'induttore è caratterizzato da un'induttanza. Quindi abbiamo che l'induttore, come l'abbiamo definito, è caratterizzato da una grandezza fisica che prende il nome di induttanza e che è definita come il rapporto fra il flusso concatenato con l'induttore, dato dal numero delle spire che compongono l'induttore per il flusso concatenato con la singola spira, diviso la corrente elettrica I, che sta percorrendo l'induttore e che quindi sta generando il campo magnetico che ci interessa creare. Da questa definizione di induttanza abbiamo che risulta che il flusso concatenato N φ con B è uguale all'induttanza dell'induttore per la corrente che lo sta interessando, e questo è il flusso concatenato. Essendo un flusso concatenato con l'induttore, la legge di Faraday è valida anche nel suo caso. Quindi, se abbiamo un flusso concatenato e se questo flusso concatenato varia nel tempo, noi avremo per la legge di Faraday, corredata da quella di Lenz, che tiene conto del verso e dell'opposizione che si determina nel fenomeno dell'induzione elettromagnetica, abbiamo, dicevamo, per la legge di Faraday e Lenz, che la tensione indotta ai capi dell'induttore, se sussiste una variazione del flusso concatenato, sarà uguale all'espressione generale appunto della legge di Faraday, quindi meno dφ su dt. Quindi, siccome il flusso, questo rappresenta appunto il flusso concatenato, se andiamo a sostituirlo nell'espressione che stiamo scrivendo, questo sarà uguale. Siccome questo è L per I, quindi andando a sostituire abbiamo meno L variazione di corrente nel tempo. Quindi il significato è questo, che se noi facciamo variare la corrente che circola in un induttore, siccome il flusso concatenato con l'induttore stesso, il flusso concatenato dovuto al campo magnetico prodotto dall'induttore stesso, quindi la variazione di corrente determina una variazione del flusso, questa variazione di corrente determina una tensione indotta ai capi dell'induttore per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica descritto dalla legge di Faraday e Lenz. Questo dal punto di vista circuitale. Sì, lo possiamo schematizzare in questo modo. Se noi rappresentiamo un induttore con la sua induttanza L con il simbolo generico di un bipolo, appunto accompagnato dal simbolo L maiuscolo per ricordarci che si tratta di un induttore, e questo induttore percorso da una corrente I. Per la legge di Lenz sappiamo che se varia questa corrente I, avremo ai capi dell'induttore il generarsi di una tensione indotta secondo questa espressione, dove Lenz ci dice il segno della variazione, cioè il segno della tensione indotta. Supponiamo, facciamo i casi concreti, supponiamo che I sia crescente, cioè che la tensione
che la corrente stia aumentando nell'induttore. Se aumenta la corrente nell'induttore, aumenta ovviamente l'intensità del campo magnetico, quindi aumenterà il flusso concatenato. La legge di Lenz ci dice che per reazione la tensione indotta ai capi dell'induttore sarà tale da opporsi alla variazione che la sta determinando. Quindi avrà un segno, il segno positivo della tensione sarà corrispondente al morsetto nel quale entra la corrente, perché questa tensione indotta tenderebbe col suo segno a determinare la generazione di una corrente uscente dal segno più della tensione, quindi che va a contrastare l'aumento della corrente che sta percorrendo l'induttore, ed è quell'aumento che sta determinando appunto la nascita della tensione. Quindi la tensione qua ai capi sarà L di I su dt, come abbiamo detto, con il segno più in corrispondenza del morsetto dal quale sta entrando la corrente, che abbiamo detto in questo esempio è crescente. Se ipotizziamo il caso opposto, cioè riconsideriamo il nostro induttore L e consideriamo la corrente sempre entrante dal morsetto superiore, ma supponiamo in questo momento che stia decrescendo, quindi che la corrente sia decrescente. Quindi se la corrente sta diminuendo il flusso concatenato con l'induttore. Se diminuisce il flusso concatenato, la tensione indotta tenderà ad opporsi a questa riduzione di flusso. In che modo? Stabilendo ai capi dell'induttore una tensione indotta, sempre di valore L di I su dt, come abbiamo visto per la legge di Faraday, ma col segno più verso il basso, in modo da cercare di opporsi alla diminuzione di corrente nel circuito, perché il segno di questa tensione sarebbe tale da provocare una corrente circolante nel verso concorde alla corrente I che sta circolando nell'induttore, in modo da appunto contrastarne la sua variazione. Quindi queste considerazioni generali dei due casi che si possono presentare, di corrente crescente o corrente decrescente, li possiamo quindi sintetizzare con la convenzione di segni per l'induttore, che è un bipolo passivo, quindi corrente entrante in un morsetto e tensione ai capi dell'induttore col segno più in corrispondenza di dove entra la corrente, dove la tensione abbiamo visto essere uguale a L di I su dt. Rispettando questa convenzione dei segni, abbiamo visto che noi stiamo rispettando anche la legge, di Lenz, che appunto tiene conto dell'opposizione, del contrasto che l'induttore oppone alla variazione di corrente che determina una variazione del flusso concatenato con se stesso. Per questo motivo questo fenomeno viene chiamato autoinduzione, perché la tensione viene indotta da una variazione di corrente nello stesso componente. Quindi abbiamo una variazione ai capi dell'induttore determinata da una variazione di corrente, della corrente che percorre l'induttore stesso. Per questo motivo prende il nome il fenomeno di autoinduzione.